vediamo di fare qualche altra osservazione sulla funzione di trasferimento di un inverter CMOS normale. E in particolare cerchiamo di capire qual è il valore di Vin quando l'uscita vale V di dimezzi. L'uscita che è V out uguale a V di dimezzi, cioè a metà. Questo vuol dire se prendo la caratteristica di trasferimento, questo è V di dimezzi. Voglio trovare il valore di Win per il quale l'uscita è a metà della transizione. Idealmente a me cosa piacerebbe? A me piacerebbe che fosse simmetrica la caratteristica di trasferimento e che quindi, vi ricordate com'era la caratteristica ideale? Finché Vin vale V di dimezzi, l'uscita è alta. Quando Vin vale più di V di dimezzi, l'uscita è bassa. Nel caso di inverter ideale, la caratteristica ha un andamento un po' più continuo, però mi piacerebbe che, diciamo, la tensione alla quale l'uscita passa dal valore pari a metà sia V di dimezzi, perché questo corrisponde a una caratteristica di trasferimento più simmetrica. Quindi cercherò di ottenere questo risultato e è abbastanza facile da vedere perché. Vi ricordate, l'NMOS e il PMOS sono in serie, quindi sono attraversati dalla stessa corrente. Allora calcoliamo questa corrente. Per l'NMOS l'espressione è questa, ID è uguale a KN per VGS dell'NMOS meno VT dell'NMOS, metto il pedice per distinguere, al quadrato per 1 più lambda VDS dell'NMOS. Questo perché i due transistori sono in saturazione. Siamo nella regione 3 delle caratteristiche, no? Quindi quella in cui i due transistori sono entrambi in saturazione. Allora, la caratteristica del PMOS invece ha questo andamento, è uguale a KP per VGSP meno VTP del PMOS per 1 più lambda VDSP. Beh, in realtà in modulo perché VDS è negativo per il PMOS. Quindi questa è l'espressione. Allora, le due correnti devono essere uguali. A questo punto io prendiamo un'altra penna. VDSN è uguale a VOUT. Vi ricordate? Guardate il circuito, no? Per tenere presente. VDS è uguale a VOUT, VDSN, e VGSN è uguale a VIN. Mentre invece VDS del PMOS è uguale a VDD meno VOUT in modulo e VGS del PMOS è uguale a VIN meno VDD. Quindi ricordiamoci queste cose, quindi l'NMOS VDSN è uguale a VOUT, quindi quando VOUT è uguale a VDD mezzi vuol dire questo è uguale a VDD mezzi, va bene? VDSP in modulo è uguale, abbiamo detto, a VDD meno VOUT e quando VOUT è uguale a VDD mezzi VD meno VOUT. Quando VOUT è uguale a VD di mezzi, questa differenza fa VD di mezzi. D'accordo? Quindi, ora per comodità, supponiamo che i due lambda siano uguali, vuol dire che questi due termini, tra parentesi, 1 più lambda VDS, sono uguali. Quindi, vediamo VGS. VGSN abbiamo detto che è VIN. Va bene? VGSP è VIN meno VDD. Allora,
Quindi si capisce che se Kn è uguale a Kp, Vtn è uguale a Vtp col segno meno, Vtn è uguale a meno Vtp. Allora immaginate, se questi K sono uguali e le tensioni soglia e modulo sono uguali, allora le due correnti sono uguali quando Vin è uguale a Vd di mezzi, perché praticamente i termini tra parentesi sono con lo stesso modulo, uno positivo, l'altro negativo, ma con lo stesso modulo, quindi quando vengono portati al quadrato, quindi allora Vin è uguale a Vd di mezzi quando Vout è uguale a Vd di mezzi. Quindi otteniamo quella condizione di simmetria della funzione di trasferimento. Quindi c'è da aggiungere anche lambda, lambda n uguale a lambda p. Quindi quando valgono queste tre cose, kn uguale a kp, vtn uguale a meno vtp, lambda n uguale a lambda p, questa è lambda n, questa è uguale a lambda p, allora c'è questa condizione. Questa condizione si chiama di inverter bilanciato oppure inverter compensato. Quindi si dice che l'inverter è compensato oppure bilanciato. Che cosa vuol dire in pratica? Beh, lo vedete da soli, quando queste tre caratteristiche, queste tre uguaglianze sono vere, vuol dire che la caratteristica delle NMOS e della caratteristica dei PMOS sono uguali. A parte il segno, però tutti i coefficienti sono esattamente identici. Hanno la stessa forma, sono una simmetrica rispetto all'altra. Ok? Quindi questa è la condizione che si vuole ottenere. Bisogna lambda n uguale a lambda p si ottiene facendo le lunghezze di gate uguali. Vtn uguale a meno Vtp richiede un po' di aggiustamento dei drogaggi. Kn uguale a Kp è una cosa geometrica. Ora, se vi ricordate, Kn è uguale a Cox per mu n per W su L, W n diviso Ln fratto 2. Kp è uguale a Cox fratto 2 per mu p per W n fratto L. Wp, scusate, fratto Lp, dove i pedici indicano che ci si riferisce a PMOS, se P all'NMOS, se il pedice è N. Allora, la COX è uguale per tutte e due, perché lo spessore dell'ossido è uguale per tutti i tipi di MOS, le lunghezze sono uguali e sono più o meno le lunghezze minime possibili, devono essere uguali perché lambda sia uguale, e quindi questo vuol dire che in pratica le larghezze sono inversamente proporzionali alla mobilità. Quindi questo, siccome tipicamente la mobilità degli elettroni era circa il doppio della mobilità delle lacune, la larghezza dei transistori NMOS in un inverter bilanciato veniva circa il doppio della larghezza, la larghezza di un PMOS veniva circa il doppio della larghezza di un NMOS. Questa è una cosa che era vera fino a qualche anno fa. Ultimamente, negli ultimi processi, quelli più avanzati, praticamente le mobilità sono simili. Quindi anche le larghezze sono simili, quindi vengono quasi uguali, sono sempre leggermente più, hanno leggermente la mobilità più alta gli elettroni, ma ormai la differenza è praticamente trascurabile. Ok.
Oh, siccome abbiamo parlato dell'inverter e abbiamo parlato anche del tempo di propagazione, possiamo valutare il tempo di propagazione di un inverter CMOS. Possiamo farlo in modo molto semplificato, giusto per, ci serve per capire un po' funzionalmente questo tempo di propagazione, da che cosa dipende. Allora, immaginiamo che ci sia un inverter, questo qua, di cui voglio calcolare il tempo di propagazione, e per calcolare il tempo di propagazione è importante capire qual è il carico, cioè cosa questo inverter va a pilotare, e immaginiamo che vada a pilotare a sua volta un altro inverter, d'accordo? Quindi immaginiamo di avere una situazione di questo tipo. Ho un primo inverter, che è questo, che va a pilotare un secondo inverter, che è questo. Vedete, in questa fase vi evidenzio il contatto di bulk in modo particolare, perché effettivamente è utile. Poi cercheremo di usare una notazione un pochino più semplice. Allora, questa è la Win, questa è la Out. A che cosa mi serve aver evidenziato l'altro inverter? Perché mi interessa capire qual è il tipo di carico che il primo inverter ha. Allora, il tipo di carico è essenzialmente un carico capacitivo, perché vedete, questa uscita va a pilotare i due gate dei due inverter, dell'inverter PMOS e dell'inverter NMOS. Quindi non c'è una corrente continua che passa essenzialmente una corrente di spostamento, cioè si va a caricare una capacità. Qual è questa capacità? Proviamo a evidenziarlo, faccio contratto rosso tratteggiato, avrò senz'altro la capacità CGS del primo CGSN del primo MOSFET, dell'NMOS, poi avrò anche la capacità CGS del secondo. Per le variazioni queste due sono in parallelo, no? CGSP. Poi avrò senz'altro la capacità del filo conduttore verso massa. Questa la chiamo CW, C del wire, cioè del conduttore. E poi in realtà dovrò mettere anche la capacità tra gate e drain del transistore P, CGD P, e del transistore N. Queste 5 ci sono. Ora, queste due, le CGD, non sono in parallelo alle altre, perché sono tra ingresso e uscita. Allora io posso riportarle nel parallelo, mettere in parallelo le altre, riportarle tra ingresso e massa, se in pratica faccio una considerazione analoga al fatto di applicare il teorema di Miller. Perché, guardate, in pratica, prendiamo la CGDN, io passo da due situazioni diverse. Passo da una situazione in cui l'ingresso è alto e l'uscita è bassa, e quindi c'è V
di D applicata, quindi qui c'è una carica più, c'è una carica Q, c'è una carica su questa piastra, questo è quando Vin è uguale a VDD e Vout è uguale a 0. Allora c'è VDD tra ingresso e cioè c'è tra un nodo e l'altro, la carica in questo punto è CGDN per VDD, d'accordo? Questa è la Q, giusto? Quando invece l'ingresso del secondo MOS, del secondo inverter è basso e l'uscita invece è alta, sulla stessa capacità c'è una carica opposta, che è Q uguale, cioè ho meno VDD messo in questa direzione, quindi Q è uguale a meno CGDN VDD. La carica che c'è su questo nodo è meno CGDN VDD. Questo vuol dire che il delta Q complessivamente tra le due condizioni è 2 CGDN VDD. Allora, se voglio mettere una capacità che si comporti dal punto di vista del carico analogamente a questa e sta tra Vin e massa invece che tra Vin e VDD, la devo mettere di dimensione doppia, cioè devo mettere una capacità che ha valore 2 CGDN, perché tra la situazione in cui l'ingresso è alto e la situazione in cui l'ingresso è basso la variazione di carica è 2 CGDN per VDD. Quindi una capacità di valore doppio messa tra ingresso e massa si comporta come la stessa capacità CGDN messa tra ingresso e uscita del carico. Allora, fatto questo ragionamento, in pratica io posso dire, vabbè, considero che complessivamente all'uscita del primo inverter il carico si possa descrivere come un'unica capacità totale messa tra uscita e massa di valore pari alla somma di queste capacità, quindi CW CGSN più CGSP più 2 CGDN più 2 CGDP. Quindi questo è il ragionamento. Inglobo tutto il secondo inverter dal punto di vista del carico equivalente in un'unica capacità. E quindi l'inverter, nel calcolare il tempo di propagazione del primo inverter, assumo che ci sia un unico come carico semplicemente una capacità di valore C totale. È un pochino un'approssimazione perché non è costante la capacità che offre come carico il secondo inverter, però è è utile per fare il nostro ragionamento. Allora, detto questo, io posso fare il calcolo del transitorio, quindi disegno di nuovo qui per convenienza l'inverter, lo disegno utilizzando per i MOSFET il simbolo un pochino più leggero, quindi quello che non evidenzia il substrato, non evidenzia il contatto del substrato, perché poi tutto sommato ora non mi serve. Va bene una volta, ma poi non mi serve sempre, e poi metto come carico questa C-tot che ho detto prima. Quindi ho questa Vin di ingresso che a un certo punto viene commutata e voglio vedere come varia la Vout e qual è il tempo di propagazione. Allora faccio quello che faccio spesso quando esamino questi transitori, cioè disegno su un asse dei tempi su assi dei tempi sincronizzati le due curve. Quindi qui c'è VD no, qui c'è V in, qui c'è V out,
faccio una retta orizzontale AVDD perché è la quantità notevole che mi serve. Quindi questa è VDD, qui anche segno VDD e qui segno anche VDD in mezzi, che è importante per il tempo di propagazione. Ok? Allora, questi sono i tempi 1 e 2. Allora, immaginiamo che all'istante 0 l'ingresso abbia la transizione da basso ad alto. Bene, quindi il tempo di propagazione comincia quando l'ingresso passa da VDD in mezzi, quindi in questo caso sarebbe t uguale 0. Quanto vale l'uscita per t minore di 0? Beh, se è a riposo e questo è un inverter, se l'ingresso è basso, l'uscita è alta, quindi l'uscita parte da VDD. E poi che cosa fa? Vabbè, io lo vedo in pratica all'istante 0 più, quando t è uguale a 0 più, dopo che ho fatto la transizione, beh, l'ingresso è alto, quindi Vin che è uguale a VDD è uguale anche a VGSN, che quindi è maggiore di VTN, e quindi l'NMOS è in conduzione, e contemporaneamente VGSP, la tensione tra gate e source del PMOS, no? Tra gate e source del PMOS vale VDD meno VDD vale 0, che è maggiore di VTP, che VTP è negativo, e quindi il PMOS è interdetto. D'accordo? Quindi la situazione in cui mi trovo è questa qui. Io ho un NMOS che conduce con una tensione d'ingresso pari a VDD, il PMOS è interdetto e sto scaricando una capacità che inizialmente è carica. La tensione sulla capacità, che è la Vout, all'istante iniziale, quindi all'istante 0 più, chiaramente la tensione sulla capacità non cambia in un tempo infinitesimo, rimane pari a VDD. D'accordo? Adesso sto scaricando la capacità. Allora, VDS dell'NMOS all'istante 0 più sarà uguale alla VDS che c'era all'istante 0 meno, che è uguale a VDD, che è maggiore di VGSN meno VTN, perché VGSN era VDD, quindi ovviamente VDD è maggiore di VDD meno VTN, e quindi l'NMOS è in conduzione, ma in che tipo di conduzione è? È in saturazione. Quindi l'NMOS è in saturazione e sarà in saturazione fin tanto che VDD sarà maggiore di VDD meno VTN. Ok? Che immaginiamo che VDD, ora mi conviene rappresentare anche il grafico che corrisponde a VDD meno VTN. Quindi immaginiamo che sia questo. No, esagerato. Immaginiamo che sia questa la retta. No, c'è una griglia qui. Si può spostare, forse si può disegnare e poi spostare. Facciamola qua. Ok? Quindi immaginiamo che questa qui sia, questo qui sia VDD meno VTN. Ok? Allora, fin
fin tanto che VDS è maggiore di VDD meno VTN, l'NMO senza saturazione. Quindi all'inizio parte in saturazione e poi ovviamente scende. Com'è che scende? Scenderà in questo modo. La ID in saturazione vale una quantità che è costante, è una scarica a corrente costante questa, perché IDSN è uguale, vi ricordate, a KN, qui ci vuole VGS meno VT, ma VGS è uguale a VDD, è costante, no? Quindi VDD meno VTN al quadrato, per il resto trascuro il termine 1 più lambda VDD, perché insomma più o meno fa 1, quindi in questa fase non mi interessa. Quindi vedete, una corrente costante, ho una scarica a corrente costante. Quindi su questo grafico io avrò Vout, che è dunque DVC su DT, essendo IDSN questa corrente, sarà del tipo meno IDSN diviso C, perché così si comporta la capacità, no? La variazione di tensione nel tempo è uguale a I diviso la capacità. La I è costante, quindi la VC scende con pendenza costante. D'accordo? La VC è anche Vout, quindi questa è anche dVout su dT. D'accordo? Quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo una fase in cui la tensione d'uscita scende con pendenza costante. Lo scrivo perché magari al disegno non si capisce. Costante meno, la pendenza è meno IDSN fratto C. Bene, perfetto. Poi che cosa avviene a questo punto? A questo punto, mentre scende la Vout, vuol dire che sta scendendo la VDSN, a un certo punto la VDSN scende sotto il valore VDD meno VTN, quindi in questa fase l'NMOS è in saturazione, a un certo punto se VDS scende sotto il valore della saturazione, l'NMOS va in zona triodo. Aspettate, questo lo scrivo sotto, NMOS in zona triodo. A quel punto, aspettate, ho bisogno di un disegno nuovo. Allora, se VDSN diventa minore di VDD meno VTN, essendo VDD VGSN, allora l'NMOS è in zona triodo. A quel punto in zona triodo la corrente non è più costante. Vi ricordate, in zona triodo com'è fatta la corrente? È fatta in questo modo, l'espressione 2kn per VGSN-VTN per VDS. Qui c'è VDSN-VDSN quadro mezzi. Andamento è questo. Ho detto bene. No, aspettate, la parentesi è di dal. Ho sbagliato la parentesi. È qui la parentesi. Infatti, vedete, quando VDSN è uguale a VGS meno VTN, torniamo all'espressione valida in saturazione. Quindi qui c'è quell'andamento che è lineare per bassi VDSN e parabolico. Vedete, quindi la cosa importante da notare è che IDSN non è più indipendente da Vout. Vout uguale a VDSN. Ok?
quindi non è più una scarica a corrente costante. Qual è il modo migliore di considerare questa cosa? Il modo migliore di considerare questa cosa è quella di dire, facciamo così, approssimazione, trascuriamo il termine quadratico, che per VDS piccoli non vale proprio molto, trascuriamo il termine quadratico e consideriamo solo il termine lineare. Allora a questo punto l'espressione diventa lineare. In pratica abbiamo IDSN uguale a 2. Lo posso scrivere linearmente, posso scrivere come VDSN diviso R. No, se chiamo R, 1 diviso 2 KN VGSN, che è VDD, meno VTN. Questo è VDD. Quindi in pratica il transistore si sta comportando, se trascuro il termine quadratico della VDS, come una resistenza, e ho quindi una resistenza R che scarica la capacità C. Quindi io so come è fatto questo transitorio, il transitorio è un esponenziale con costante di tempo e reciproco. Bene. Quindi in pratica, se torno un attimo indietro, cosa succede in questa regione, in zona triodo, se mantengo quell'approssimazione? No? Che a un certo punto questa è una pendenza costante e poi si continua con un esponenziale con costante di tempo RC. Quindi questo è un esponenziale con tau uguale RC, dove la R è definita successivamente. Okay. Notate che qui la pendenza si riduce sempre, perché la corrente cala, no? La corrente massima nel tratto a pendenza costante poi diminuisce. Quindi la Vout, che è la derivata, la cui derivata è la corrente, vuol dire che il modulo diminuisce. Quindi non c'è un angolo qui, qui si va prima a pendenza costante, poi questa pendenza, il modulo cala fino a diventare zero. Se andassi a fare il grafico, vediamo un po' un disegno nuovo, il grafico della corrente in funzione del tempo, mettiamoli uno sopra l'altro, aspettate, mettiamo di nuovo faccio la Vout in funzione del tempo, questo giusto per capire meglio, e la corrente qua in funzione del tempo. Allora qui c'è VDD e qui c'è VDD meno VTN. Allora qui abbiamo detto è lineare, a questo punto entra in zona triodo e la pendenza si riduce fino a diventare esponenziale. Quindi questo è I costante e questa invece l'esponenziale, giusto? Sotto, quando I è costante, ho questa IDSN che abbiamo calcolato all'inizio, costante. A questo istante di tempo la corrente comincia a scendere linearmente. Quindi la corrente ha una variazione, ha uno spigolo qui, no? Perché comincia da essere costante a decadere esponenzialmente. Sulla tensione, che è l'integrale della corrente, io vedo invece una pendenza e poi un altro andamento esponenziale. Allora, ora qui noi possiamo fare una piccola approssimazione, che è quella di dire, supponiamo di dover calcolare il tempo di propagazione, cosa dovrei fare? Dovrei mettermi qua a VDD mezzi
e dire, ok, per definizione questo qui è il tempo di propagazione. Va bene, quindi mettermi qui, calcolare questo tempo di propagazione. Su questo grafico, per completezza, lo mettiamo anche sul tempo di prima, sul grafico di sopra, il tempo di propagazione sarebbe questo, no? Questo sarebbe Tp, l'uscita va da alto a basso, quindi sarebbe Tphl. Sarebbe quello. L'uscita va da alto a basso, giusto? HL. Allora, cosa so? Vediamo un po' se riusciamo a calcolarlo. Beh, cosa so di questo? Beh, io quello che so è che in questo tempo la tensione d'uscita è andata da VDD a VDD in mezzi, quindi la capacità si è scaricata di una quantità pari a VDD in mezzi, quindi l'integrale della corrente, io so che l'integrale della corrente nel tempo di propagazione da 0 a Tphl è stato uguale a C totale per VDD mezzi, perché questa è la quantità di cui si è scaricata, VDD mezzi è la tensione che è caduta sulla capacità, quindi la carica che ho dovuto togliere alla capacità è C tot per VDD mezzi, d'accordo? Quindi questo, e tutto è noto, io conosco anche l'andamento della corrente, e quindi sulla base di questa espressione, conoscendo tutto, posso calcolare il tempo di propagazione, ok? Ho tutto, diciamo l'incognita è, io potrei ricavare l'espressione, l'altra cosa che posso fare è ricavare, in realtà l'ho già fatta, no? Cioè ricavare banalmente questa retta, vedere questo punto e calcolare qual è il tempo a cui si arriva al passaggio tra la saturazione e la zona triodo. Poi a questo punto so che c'è un esponenziale, calcolo l'andamento dell'esponenziale, vedo quando l'uscita vale VDD mezzi e determino il tempo di propagazione da alto a basso. Ok? Quindi è una cosa a questo punto meccanica, si tratta, non c'è più niente concettuale, so come sono fatte le due funzioni, devo trovare un intercetto. Quindi si sa come fare. Ora, per trovarvi un'espressione analitica piuttosto semplice, possiamo fare un'approssimazione, che quella è dire, vabbè, tanto questo qui, questo tempo è molto vicino a quest'altro, perché la corrente di fatto cala abbastanza poco in questo intervallo, è un pochino esagerato, nella pratica cala abbastanza poco, in alcuni casi VTDD meno VTN può essere anche oltre il tempo, può essere anche più bassa ai VDD mezzi, quindi io quello che posso fare è dire, vabbè, senti, io faccio questa approssimazione, suppongo che la corrente sia praticamente costante, tanto è costante per un lungo tratto, a questo punto mi si semplifica molto l'integrale, quindi facciamo un'approssimazione per ottenere un'espressione analitica, sapendo che stiamo facendo un'approssimazione, l'approssimazione è che I sia costante e sia uguale al valore che abbiamo all'inizio. A questo punto vedete l'integrale si semplifica in un attimo perché mi diventa IdSn per Tphl uguale a Ctot per VDD mezzi e quindi posso scrivere qua Tphl, questa è un'approssimazione, è uguale a Ctot per VDD diviso 2 IdSn. Al posto di IdSn posso mettere il valore che ho trovato prima, valido all'inizio della scarica, andiamola a copiare, era questo qua, Kn per VDD meno VTN al quadrato, no? Quindi mi viene un Kn per VDD meno VTN al quadrato. Allora, questa è un'espressione abbastanza approssimata, però è comunque
alle dipendenze funzionali giuste. Vi dico, per esempio, se avessimo fatto il conto preciso, invece sarebbe venuta un'espressione uguale, ma questa invece del 2, che è il denominatore, sarebbe venuta una cosa tipo 1,6, 1,7. Quindi comunque cambia poco dal punto di vista di quello che ci dobbiamo ricordare. È importante notare le dipendenze funzionali. Da che cosa dipende questo tempo di propagazione? Perché è importante? Perché questo tempo di propagazione è una cosa che è direttamente legata a quanto veloce può andare il circuito digitale. Ok? Per questo ci tengo a farvelo vedere. Allora, ricopiamolo su un foglio nuovo, così possiamo fare un po' di ragionamenti. Allora, abbiamo C totale per VDD diviso due volte KN per VDD meno VTN. Al quadrato. Ecco, se facessi il conto al contrario, con la transizione dal basso verso l'alto dell'uscita, che cosa otterrei? Vabbè, ve lo potete un pochino immaginare quello che otterrei. In pratica otterrei che stavolta, se faccio una transizione nella direzione opposta, ho una situazione duale, complementare, mi si interdice l'NMOS e il PMOS conduce, quindi la carica della capacità d'uscita avviene semplicemente attraverso il PMOS. Quindi la considerazione è uguale, non ve lo faccio, poi magari lo faremo come esercizio un po' più avanti. Abbiamo una prima carica, corrente costante, e poi c'è un esponenziale. Esattamente la stessa cosa, ma capovolta, come succede sempre nella logica complementare. Essendo simmetrico il circuito, anche tutti gli andamenti delle tensioni correnti sono simmetriche. Quindi che cosa troverei alla fine? Troverei un tempo che invece di dipendere dalle caratteristiche del NMOS, dipende dalle caratteristiche del PMOS. Mi viene una cosa del genere, C tot per VDD diviso 2 KP VDD meno VTN meno UTP al quadrato. Allora, prima cosa che mi importa farvi notare è che se l'inverter è compensato, come abbiamo visto prima, allora abbiamo che i due tempi di propagazione sono uguali. E parliamo a quel punto semplicemente di tempo di propagazione. Vedete, vengono esattamente uguali. Questa è una cosa molto comoda, perché siccome il tempo di propagazione limita la velocità, non ha senso avere un tempo di propagazione molto più grande dell'altro, perché altrimenti è quello più lento che limita tutto, no? Non mi conviene ridurne uno se non riesco a ridurre l'altro, perché poi il limite me lo dà l'altro. Allora, in generale, ha tutto il senso, tutto il senso possibile cercare di ridurre in modo uguale tutti e due. Se faccio un processo migliore che va più veloce, bisogna che vada più veloce sia nella propagazione verso l'alto sia nella propagazione verso il basso, altrimenti non va più veloce il circuito. Quindi questo è un altro motivo per cui si tende sempre a cercare di fare l'inverter compensato. L'altra cosa da notare sono le dipendenze. Ma da che cosa dipende? Come si fa ad andare più veloce? Qui ci sono due cose che dovete osservare. Allora, innanzitutto questa cosa qui, vi ricordo ancora, Kn era uguale a Cox per mu n per W diviso L, ok? E Kp è uguale a Cox per mup per WP diviso 2LP. Allora, per aumentare, anzi, per diminuire TP, si può, che è una cosa che già vogliamo per andare più veloci, si può, vedete bene, aumentare la tensione di alimentazione, ok? Si capisce questo perché se aumento la tensione di alimentazione
il denominatore aumenta in modo quadratico, il numeratore in modo lineare, quindi complessivamente si ha una riduzione di tp. Oppure, questa è una cosa, oppure aumentare k, che k è il denominatore. Cosa vuol dire aumentare k? Vedete, k è fatto da diversi termini. Beh, nella pratica, vedete, c'è questa capacità C totale sopra, che è fatta dalle capacità di gate source, gate drain dei transistori che sono a valle. Quindi aumentare il termine COx non mi porta a un grande vantaggio, perché quando se aumento COx mi aumenta anche C tot al numeratore, quindi di fatto sul tempo di propagazione non ho un grande miglioramento. Però si vede cosa invece funziona. Funziona aumentare le mobilità e aumentare e diminuire L. Diminuire le lunghezze. Aumentare le larghezze in pratica non funziona granché, perché di nuovo se aumento la larghezza mi aumenta anche la C totale, mi aumenta le larghezze delle capacità di carico, quindi quella non funziona bene, mentre invece se diminuisco L mi si riducono le capacità, quindi il tempo si riduce a maggior ragione, cioè diminuire L mi fa aumentare Kp e mi fa diminuire la C totale. Okay. Qui nota C totale è proporzionale a W per L, che quindi anzi proporzionale a COx per W per L, quindi ridurre, agire su COx e su W non mi migliora il tempo di propagazione, invece queste qui sì, ed è quello che succede negli che è successo negli ultimi anni. In pratica non è questa tutta la storia, però è una buona parte della storia. Quando vi ho raccontato finora che le dimensioni dei transistori si sono ridotte tantissimo dagli anni 50, dagli anni 50 fino a ora, beh, questa è la motivazione principale. Se si riduce L, si riduce il tempo di propagazione, quindi si va più veloce. Quella è la motivazione principale. Un'altra motivazione forte per tante variazioni di processo che sono state fatte negli ultimi anni è l'aumento della mobilità. Per aumentare la mobilità si è cercato di introdurre materiali diversi. Già ora, per esempio, nei processori in questo, insomma quelli degli i-core i3, i5, i7, eccetera, il canale del transistore è in silicio stressato, è in silicio che viene tirato, perché tirando il materiale aumenta la mobilità. Il canale dei PMOS è fatto con silicio e germanio, perché mettendo un po' di germanio dentro il silicio aumenta la mobilità, quindi c'è una tensione forte nel cercare di aumentare quel fattore. La L si fa riducendo le geometrie, la ricetta invece di aumentare la VDD si è evitata il più possibile, perché qui non si vede, e da questa formula sembra che aumentare la VDD sia soltanto un vantaggio. Nella pratica, ora lo vediamo tra un attimo, aumentare la VDD aumenta tantissimo la potenza dissipata, per cui nella pratica si è andati nella direzione opposta. La prima tecnologia CMOS aveva una tensione di alimentazione a 5 volt, i CMOS dei processori moderni hanno una tensione di alimentazione a 1 volt. Quindi questo va contro il fatto di andare più veloci, ma è una cosa che nella pratica è stata compensata riducendo ancora di più le dimensioni dei transistori, perché c'è un altro vincolo che da qui non si vede, che è il vincolo del calore, la potenza dissipata e quindi il calore necessario, il calore che va dissipato e rimosso dal processore. Okay, però le quantità importanti qua si vedono tutte.
Ok, facciamo una pausa.